Dopo aver rodato i motori, oggi siamo pronti a partire con un'accelerazione impressionante perché avremo le start-up e avremo l'impresa che è pronta ad adottarli. È passato poco più di un anno dall'avvio dell'attività del TILT, il Teorema Incubation Lab Trieste, ideato da Teorema Engineering assieme ad Area Science Park, Microsoft, Università e Comune di Trieste e che rappresenta il primo hub digitale per lo sviluppo di imprese innovative nell'information technology. Nell'ambito del TILT è stato presentato quest'oggi in un affollato convegno dedicato in particolare al ruolo delle imprese tecnologiche nella competitività del Paese, il programma Adotta una Startup, un modello di innovazione basato sulla loro integrazione nelle aziende italiane. Infatti, ha sottolineato il presidente di Teorema, Michele Balbi, se a parole le start-up vengono considerate il motore dell'innovazione per le aziende che vogliono avviare percorsi di trasformazione digitale, nei fatti esistono molteplici ostacoli, dalla concorrenza di aziende straniere che accolgono i cosiddetti cervelli in fuga dall'Italia, alla mancanza di capitali da investire in ricerca e sviluppo, al gap di competenze che limita l'adozione delle tecnologie più innovative. Noi oggi ci troviamo in una rivoluzione digitale ed è importante riuscire a far capire a tutti che il mondo sta cambiando. In questi primi 12 mesi abbiamo lavorato per selezionare idee di valore e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, afferma Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, partner di Teorema nell'incubatore d'impresa. Far nascere e sostenere un'azienda in ambito digitale non è semplice, ma grazie a TILT siamo in grado di lavorare in partnership con grandi player, dando vita così a un sistema in cui le giovani imprese possono crescere. È proprio quella convergenza di modello di business tra il pubblico e il privato che ha come scopo quello di costruire un vivaio di nuove iniziative, di nuove start-up che poi diventeranno magari le future Teorema nei prossimi 10 anni.